Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Buonasera Ciocca e buonasera Mary J, ben ritrovati! Ciao Pina! Pina! Molto meglio! Diego mi ha anche vista! La vista sta com'è? Bene! È bella! Una bella cera, in forma, sì! Dai, domani siamo insieme! Allora ragazzi, intanto partiamo da oggi! Che abbiamo queste belle 3 ore di Pinocchio, dritti fino alle 20. Il pubblico è contento. Anche perché sì. Dove siete è il pubblico delle feste. Sì. Dove siete vi riaccompagniamo un po' a casa forse sì, oggi. Sì, ecco. Sì, può darsi. Se qualcuno mentre ascolta vuole andare avanti con la griglia va bene, eh? Ah senso. Sì, figurati. Ma più di tutto buona festa della liberazione. Oh, yeah. Una festa importante, eh? Diego, vuoi dire due parole? Guarda, vorrei dire che è una festa che riguarda tutte e tutti, perché non finiremo mai di dire grazie a tutti e a tutte coloro che hanno combattuto perché noi potessimo essere liberi oggi. Molto bene, si parte subito così. Con un cenno di storia si chiude però immediatamente perché sì. Il resto sono solo notizie inutili e gossip. Sì. Esatto. Dico bene. Gossip spalmati in queste 3 ore in 3 appuntamenti. Uno brava. All'ora. Uno all'ora. Sì. Anche perché lì sono successe. Più che a Bertoldo in Francia, non puoi allontanarti un attimo, guarda. Che quello torna dalla nonna, quell'altro vola in India. Quell'altro il divorzio. Ah, signor. Va bene, allora con calma. Poi notizie perla, una per ora almeno. Sì, cioè, se abbiamo adesso. Su 100 notizie, neanche 3 belle su 100. Sì. Aspetta, che riguardo che cos'ho. Io a 3 perle tue le ho già individuate. Davvero? Sì. Ok. Le dico io? Sì. Allora, le 3 perle di Diego sono: perché Winnie the Pooh sta facendo la storia? Brava, questo è vero. Bella. La tata che fine ha fatto il cast. Meno. E lo sguardo dei cani. Sì, lo sguardo dei cani, sì. Le 3 okay. perle mie sono. Aspetta. Perché forse più che perle sono zirconi. Tutti i trend da copiare dal Coachella Festival, perché c'è stato anche il Coachella. Ci sono dei trend da copiare. Sì, ma vale, sì, abbiamo 300 anni. Tre trend sono si giovani. Possono copiare. Okay. Poi, ma lo sai che la Vale però veste Coachella tutto l'anno? Sì, ecco. No, estate e inverno. Fino adesso ormai sono. La mia modalità è io alle medie. Nella scuola, Ugo Pisa a Baggio. Amorosa. Sì, sì, amorosa. Sì, sì. Allora, qua c'è i trend da copiare. Il mondo animale, oggi ci occuperemo della formica panda, che non è né una formica né un panda, ve lo spiegheremo dopo. A richiesta di Mary Jane. Sì, eh? Sì. E basta, direi basta. Dai. La terza perla non la trovo. No, arrivare vivi alle 8 adesso. Adesso sta tutto lì. Adesso il segreto è arrivare vivi alle 8. Va bene, ragazzi, io una roba sola chiedo al pubblico. Se nell'uovo avete trovato qualcosa di speciale, fatecelo sapere alla nostra coordinata. Savet chama il Fiat Pinage, ti chiede a fare il numero 347-342-5220. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:11 Radio DJ, la gang di Pinocchio è tornata al completo, saremo insieme fino alle 20. Grande entusiasmo da parte dei nostri adorati ascoltatori e ascoltatrici. Davvero? Che ci accolgono al 347-342-5220 con vocali che ci raccontano un po' da dove stanno tornando, chi sta tornando, dove stanno andando, se stanno andando, dove stanno. Se ecco. Stanno. Sì, sì, vado. Grandi Pinocchi, noi stiamo tornando a casa a Perugia da Venezia e quindi ci fate compagnia tutto il viaggio. Pagoda! Pagoda! Top. Ragazzi, io sto andando a vedere la partita del Benevento e pensavo, che ne dite se lanciassimo questo gemellaggio Pinocchio Benevento Calcio?
dai, che ci portate fortuna, dai. Sì, volentieri. È rischiosissimo, però, sì. Perché se poi non c'è. Cioè, no, infatti. Sì, non sei mai. Noi siamo con voi col cuore, volentieri, sì. Ma lo facciamo più per sì. Voi, perché non è che proprio siamo quell'aria. Siamo con voi, fin dentro, non c'è sempre quel vento. Fin dentro lo spogliatoio. Con sì, qua. A voi. La Vale è già lì. La Vale vi aspetta lì. La Vale è già lì. Va bene. Ciao, Pinocchi. Buona festa della liberazione. Da Lorenzo, Lucia e Canaia, di rientro a Pontassieve da Cervia, dove siamo stati al Festival dell'Aquilone. Oh, che bello! Bello. Sì, e poi arriva un messaggio scritto relativo alle sorprese dentro l'uovo, trovate o fatte. Un'ascoltatrice scrive: quest'anno uovo speciale per mio marito e per la mia famiglia. A mio marito ho fatto mettere dentro il test di gravidanza positivo, alla mia famiglia due ciucci per annunciare l'arrivo di due gemelli. No! Ma che bello! Io la roba che mi stupisce sempre di questi messaggi qua è la forza di non dirlo, e cioè, capito che hai il test positivo e poi devi andare dalla pasticcera a fartelo mettere dentro, sì. Capito? Aspettare la mattina. È tanta roba, c'è gente che ce la fa. Ha voglia. Sì. Va bene, allora, una roba volevo dirvi a voi due. Sì. Sì. La nuova serie del Kardashian. No, vabbè, ciao. Ma io ho cominciato a vederla ieri, ma non è sottotitolata. Come no? Ah sì? Io l'ho vista sottotitolata. Avete visto, avete visto la stessa cosa? Eh sì, allora io fino a settimana scorsa c'era una puntata sola. Adesso ce n'è due, sì, però ieri ho cominciato e non ho trovato il tasto per mettere i sottotitoli, evidentemente. Ok, io sono pazza di Chloe, basta, volevo solo dirvi questo. Ma sempre però. Sì, no, ma non hai idea, lei è lì a rovinargli la serie. Lei dice solo cose fuori luogo e per niente fighette come sono tutte le altre, capito? Ma insomma, poi fighette. No, va bene, ma loro sono tutte lì. Sì, se la credono capito? Molto. Lei è fa cocera come me e quello che fa è sbagliato sempre. Mi fa tanto ridere. Ma tanto. Dice delle robe veramente fuori luogo. Detto questo, un gossipino, dai, Vale. Beh, uno così per scaldare la rumba. Ma è quello di cui stanno parlando un po' tutti, Will Smith. Ah, che paura. Ma anche perché, insomma, tanto si era detto, tanto si era fatto, sembrava tutto finito. Sembrava tutto finito dopo lo schiaffone che ha tirato a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar. Dopo l'esclusione dall'Academy per 10 anni, dopo la rescissione. Cosa vuoi dire? Rescindere i contratti, rescissione di contratti, sì. Da parte di recinzione di diversi, noi stiamo noi a di pascolare. Diversi contratti per il film per che aveva film, esattamente, sì. Tutto era stato messo a tacere, a un certo punto cominciano a venire fuori dei rumors legati al rapporto che lega Will Smith alla moglie, la Jada Pinkett, la piccolina. Pare che non andassero d'accordo già da prima. Ma tu l'hai detto già mille volte. Però poi sembrava che stesse, cioè che insomma che avessero trovato un loro equilibrio. Invece già da prima erano i ferri corti. Cioè non già da prima, già da prima. Sì. Okay. Sì. E adesso pare che il rapporto si sia ulteriormente incrinato, ragione di più quella per cui Will Smith abbia deciso di andare a trascorrere un periodo in India. Non è la prima volta che lui fa viaggi, ma robe di ashram, di yoga, sì, mantra là. Puja, ratis. Ah, ecco perché volevo chiedere prima, cioè, ma Puja che cos'è? Dicevo, ma adesso non lo so, Punjabi, però è andato, è atterrato all'aeroporto di Kalina a Mumbai e si è recato nel tempio di Iskon a Kangar, dove si tengono quotidianamente appunto meditazioni sui mantra, i puja e gli aratis sono le cerimonie di luce. E lui ne voglio fare una, ma è solito. Dopo gliela facciamo, sì, guarda, abbiamo tempo fino alle 8. A un certo punto organizziamo cerimonia di luce per la Vale. Mary, cerca cosa serve per una cerimonia di luce lampo. Cosa occorre, sì. Non è la prima volta che va lì. I primi viaggi li ha fatti nel 2018. Posso dirgli, Will, hai fatto bene. Cioè vai, stai lì un po' da solo. Se posso dire anche tanto che lo vai anche lo per puoi dirlo. Dire anche a me che andrai in India in un ashram un paio di mesi a riprendermi. Sì, sì. Vai. C'è bisogno di riprendersi un attimo. Secondo me lontana. Però è anche che fa tanto che ci vai per poterlo dire, cioè che dice a tutti sono andato lì. Anche se volete io non ve lo dico, vado. Non ve lo dico, che poi non ci rispondi più al telefono. Mamma, infatti. Tutti stanno già cominciando a parlare
del divorzio, e in caso di divorzio cosa succederà? Cioè, lei ha chiesto il divorzio o no? No, lei, no, i due ancora non si sono espressi. Perché io ho letto un titolo a caso, ma non ho voluto leggere perché se non ci sei tu, che diceva, ma stai sui social, così, sì. Diceva, lei chiede il divorzio. No. I due ancora non hanno proferito parola. Di fatto si è fatto le pulce al patrimonio di lui, che conta 350 milioni di dollari, e hanno fatto la comunione dei beni loro quando si sono sposati, e quindi in caso di divorzio a lei spetta un bel cifrone. Ma non vabbè, sarà a lui non mancheranno, però voglio dire, cioè, stiamo parlando di cifre che vanno a star bene tutte. Ma allora se avesse, perché siccome ho letto questa cosa, se avesse fatto che aveva chiesto il divorzio, avrebbe senso. Questi conti fatti preventivamente ma non infatti, mi piace. Guarda, lasciano un po' il tempo che trovano. Brava. E chi trovano? Noi. A fare il rito della luce. Dai, allora se volete continuare a partecipare e dirci dove siete e cosa fate. 347-342-5220. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:20 minuti, Radio DJ. Allora, un po' di vocali arrivati al 347-342-5220 per il bentornato ai Pinocchi, che sono di nuovo in onda oggi fino alle 20. Ciao, tornando da Riccione, traffico e un accesso al dente del giudizio. Vogliamo solo spendere due parole per la Vale, che ci ha messo 7 ore all'andata e 7 ore al ritorno andare a Pesaro? Partenza intelligente. Fatto esodo e controesodo. Amore. Pesante, ragazzi. Pesante. Poi col mio terrore dell'autostrada. Mamma, vero, di camion. E con Gina. Con Gina, Peppe e Lele. Mamma. Vai avanti. Ciao, Pinocchi. Siamo Andrea e Francesco. Stiamo tornando da Roma. Torniamo a Cosenza. Abbiamo passato lì questo ponte. E domani riprende la vita normale. Ciao, buon rientro. Ciao, Pinocchi. Noi siamo di ritorno da Lubiana, quindi ci accompagnerete fino a Calenzano. Un saluto a tutti da Elisa, Alessio, Gemma e Caterina. Ciao. Bella. Bella macchinata. Bravi. Bello. Ultimo. Ragazzi, siamo di ritorno da un weekend a zocca. E per un addio al nubilato, siamo in macchina adesso, Daniele e Lara, e noi stiamo scendendo e siamo a Arezzo. E noi non abbiamo un granché traffico, ma dall'altra parte dell'Italia, da Sasso Marconi a venire giù, è una fila unica. Dai, pagata a tutti, un abbraccio alla fila unica. Sì, un applauso. Un applauso, un saluto a tutti quelli che sono in coda. Dai! Se può farvi piacere, fino alle 20 siamo qua, va bene? Sì. Allora, poi vogliamo, Diego, vuoi dire due? No, volevo dire tempo per dire una piccola notizia. Sì, una piccola notizia, così estemporanea, mi è venuta in mente adesso, perché c'è stata la Biennale a Venezia di arte. Sì. E che però non se ne parla poi mai, si parla sempre della Biennale del cinema e red carpet e le cose, però in realtà è un concorso d'arte. E ci tenevo a raccontarvi, invitarvi ad andare a vedere le opere di colei che ha vinto, a cui viene dato il Leone d'Oro, come lo stesso premio che viene dato per il cinema, viene dato perché si chiama Biennale, si chiama Simone Lee, Lee come col cognome di Vivien Lee, quello Leigh, Simone Lee. Avevi capito perfettamente. Io pensavo come Bruce. Anch'io. Quello è Bruce Lee. Lo spelling. Ha vinto questa artista afrodiscendente americana. Uh-huh. Che ha delle opere molto facili. Spesso l'arte contemporanea è un po' di quelle cose macchinose che non si capiscono, che ti fa sentire subito che sei ignorante, perché se non conosci delle cose non puoi gustarne il senso. Invece sono sculture molto grandi, molto semplici, ed è il racconto di come, nonostante la volontà, diciamo così, non rimasse a favore, le donne hanno combattuto per la loro per la loro autodeterminazione attraverso secoli molto bui, molto difficili, soprattutto le donne afrodiscendenti. Quindi una celebrazione, certo, dell'empowerment femminile. Devo dire, è stato veramente emozionante. Così era per condividere una cosa che è posso successa. Posso mettere sul piatto che questo è il secondo contributo alto delle prossime 3 ore. Non so se ce ne saranno altri, ma se tu vuoi punteggiare, Diego, ci fai piacere. Ci fa molto piacere. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi.
35 minuti su Radio DJ, sì. La gang di Pinocchio è tornata in full effect, saremo insieme fino alle 20, al 347-342-5220, arrivano un po' di messaggi, li sentiamo e poi un sacco di notizie, sì. Vai. Vado. Ciao Pinocchi, Miriam, Chiara e Ambra, di ritorno dal Bau Bau Day da Padova. Che cosa? Vale, tu dove eri? Lo so ragazzi, tra l'altro questa settimana io e Gina siamo state insieme 24 ore su 24, mi manca. Adesso? Adesso mi manca. No. Non mi guardare così però, no. Io non posso farci niente. Vado avanti. Faccio la Diego. Io scodinzolo. Ciao Pinocchi, sono Pietro e sto tornando a casa mia da Ortona. Oh. Brava amore, a casa sua. Ciao. Non poteva più. Ciao Pinocchio, sto tornando a casa dalla giornata lavorativa. Oggi ho fatto solo il pranzo ed è pure il mio compleanno. Auguri! Bacione. Tanti auguri, buon compleanno! Ciao! Amore, auguri! Sì. Ah, notizia! Vai! Allora, la notizia ha per titolo una domanda che giro a voi. Okay. Un'ora in meno di smartphone al giorno basta per essere felici? Non lo so. Per maledetti noi e quei titoli. Aiuta, diciamo così, sicuramente aiuta. Risposta esatta. Veramente? Risposta esatta. Allora, quanto dobbiamo usare lo smartphone al giorno è una di quelle domande che i ricercatori si stanno ponendo da tantissimo tempo. E cominciano ad avere anche delle risposte. Sì, forse non è il modo giusto di porla, perché quanto dobbiamo usarlo, no. E infatti, infatti la domanda posta così è sbagliata. Bravissima Pina. Grazie Vale. Vero è che una ricerca tedesca ha provato a dare una indicazione di massima abbastanza utile. Han preso un campione di persone. 619. Mai chi prendano noi sempre. No, ma poi dei numeri 619. Sì. Cioè, ci sarebbe posto per una ventesima? No. 619. L'hanno divisi in tre gruppi. E li hanno monitorati dal giorno zero ai e poi 419, mesi successivi. Se fai diviso tre, non viene uguale. E quanto viene? Dovevi 200, fare 621 se la volevi. Esatto. Capito? Ma che brava Pina. 7, 14, come 21. Lo so. Faceva 207. Oddio, perché l'ho saputo, ragazzi? Che paura. Anche me ha spaventato. Non è che è il long COVID. So far di calcolo. Vabbè. Comunque, li hanno divisi in tre gruppi. A un gruppo hanno levato totalmente la possibilità di utilizzare i social. Okay. A un secondo gruppo hanno detto usateli, ma un'ora in meno al giorno rispetto a quanto abitualmente le utilizzate, e all'ultimo gruppo hanno detto no, voi fate come se non ci fossimo mai visti né sentiti. Infatti quel gruppo non sapeva neanche di essere coinvolto. Esatto. Ma scusami, ma come fai a sapere quanto li usi? Allora, ci sono delle app nel telefono, divergono tra Android e non Android, ma si ritrovano. Dopo ne parliamo, perché ce le abbiamo segnate da qualche parte. Adesso le cerco. Okay. Sì. Ok. Comunque hanno monitorato dopo una settimana e hanno appurato benefici. Sì. Sia nel primo gruppo sia nel secondo gruppo, sia per quelli che non li utilizzavano mai, per quelli che hanno ridotto l'utilizzo. Al quarto mese però hanno riscontrato i benefici di lunga durata solo in quelli che hanno ridotto di un'ora. Hanno capito che toglierli totalmente diventava una frustrazione così grande da non creare benefici. Certo. Sì. Mentre quelli che riescono a ridurre almeno di un'ora al giorno, cos'hanno? Hanno i sintomi di depressione e di ansia calati, hanno un consumo di nicotina calato rispetto all'inizio e hanno una crescita sostanziale del tempo e della soddisfazione trascorsi nell'attività fisica maggiori. Tra l'altro io ho provato in questa settimana di vacanza a fare 48 ore di stop dai social, ho risposto solo a WhatsApp o alle chiamate tipo della mamma o se mi ha chiamato qualcuno e basta. Per capire, volevo provare a fare questa cosa perché è una roba perché che poi tu sei tanto attivo, ma mi interessa molto e proverò anche più avanti a fare qualcosa un po' più di vorrei provare a essere dentro un esperimento, magari coinvolgendo qualcuno, ma ci sto pensando. Nel frattempo ho provato 48 ore, io per esempio mi sono accorto di questo, che se per esempio mi arrivava un WhatsApp e decidevo di rispondere, chiudevo poi l'applicazione e in automatico il ditino apriva Instagram. Sì. E quindi mi sono accorto di proprio che dovevo. Non va bene, no. Ma infatti, che anch'io sono messa male. È così, ragazzi. Veramente? Ve lo dico. Sì. Io zero. No, io sono messa male.
poteva essere Instagram, poteva essere un'altra app, ovviamente. Però non è il problema, non è tanto quanto ci stai, è quante volte ci stai senza averlo veramente deciso. Poi sì, questa sì, è la sì, differenza, no? Sì, sì. E quindi quest'idea di provare a diminuire potrebbe essere una via. Adesso forse non c'è tempo, però ci sono appunto, no, posso sai, dire, dai. Il problema è che non è tanto quanto sei più felice se non lo fai, è drammatico che tu sia felice se lo fai, ecco. Hai sì, ma non sei felice se lo fai, lo fai in automatico. Allora, non è che mi dà soddisfazione. Sei felice, tu lo sai, batti le mani. Se sei felice, tu lo sai, batti le mani. Se sei felice, tu lo sai, e mostrarmelo vorrai. Se sei felice, tu lo sai, batti le mani. E quindi? E quindi, allora, aspetta, dai, no, dai, dopo quindi, i consigli per sì, riuscire a guardare meno tra lo pochissimo smartphone. Dei consigli per guardare un po' meno tutti i giorni lo smartphone. Che noia. Allora, lo dico adesso, ci accogliamo? No, dai, dillo adesso, ti prego, perché è mortale. E tra poco, non c'è più tempo? Dopo, per forza, restate lì. Oppure non distraiamo, diciamo, parliamo d'altro. Non diciamo, d'altro. Va bene. Guarda lì, Diego, guarda. Passa un volo, Diego, passa un volo, giù per strada. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:44 minuti, Radio DJ. Non abbiamo argomenti in sospeso, quindi di che cosa vogliamo parlare? Volevamo sentire un po' di messaggi di ascoltatori che in questo momento sì, si trovano in macchina. Sì. Sì, brava. Ecco. Sì. Ecco. Ciao Pinocchi. Allora, noi stiamo tornando a casa da pranzetto a Fregene, vi dico solo che ci siamo squagliati, pranzo sulla sabbia e poi soprattutto 7 mesi di matrimonio oggi. Ehi. E quindi abbiamo brindato insieme alle nostre amiche. Ciao Pagoda, bentornati! Grazie, auguri! Ciao Pinocchi! Oddio, che paura! Noi stiamo tornando da un weekend a Siena, a Terme e tanto vino. Che sono le due cose. Sì, l'avevo pensato, ma poi ho detto che maligna sono. No, ma che no. Sei così. Pinocchi, ciao! Ti rientro da Ischia, baci! Baci! Wow. Ciao! Ultimo! Wow. Ciao Pinocchi, stiamo rientrando da Genova dopo un weekend bellissimo passato a visitare l'Euroflora e la mostra di Monet. Ora siamo sopra il lago Trasimeno, pieno di barche e con un sole splendente. Ciao! Ragazzi, ciao. Ma che bei weekend vi siete fatti! Vero? Bravi! 347-342-5220, il popolo di Pinocchio è un popolo che viaggia, che si sposta, che va a vedere cose. Andiamo avanti con una notizia che dà la Vale, vai. No, la dà Diego. Ah, vado io. Non è come guardare il telefono o smartphone un'ora in meno al giorno. Quello ve lo dico dopo. Adesso vi parlo di Winnie the Pooh e del perché sta oggettivamente la sua vicenda facendo la storia. Perché? Cioè la sua vicenda in che senso? È la vicenda legata a Winnie the Pooh, non il personaggio che è... Ma la persona. brava, come nei reality, Vale. Il personaggio Winnie the Pooh è stato inventato da Milne, questo autore di una saga di romanzi da cui è stato tratto il personaggio dei cartoni animati, da cui sono stati tratti tutti i gadget che hanno fatto la grande fortuna della Disney, che ha acquistato i diritti. Ok. Per una legge americana i diritti d'autore hanno una certa scadenza, che nel passato proprio la Disney, disponendo di diversi diritti di diversi personaggi, certo, che poi diventavano prodotti di intrattenimento, quindi cartoni animati, film lunghi, cartoni animati a puntate, quelli che vanno sulle televisioni, quelli tematiche, poi il merchandising, i giocattoli eccetera, nel tempo era già riuscita con un lavoro di lobbying a far durare un po' di più, aveva allungato di 20 anni la durata di 76 anni, che era la durata massima dei diritti. Scusami, però se i personaggi sono in partenza già Disney, no, ne perdi comunque il diritto? Allora, il personaggio in partenza è dell'autore, che scrisse il romanzo Winnie Pooh. No, dico, adesso tolto Winnie Pooh, per dici esempio, Topolino. Ma proprio Topolino, guarda, citi bravissime tutte e due. Brave, dai, Vale. La questione... La legge americana si chiama proprio informalmente Mickey Mouse Act, per riconoscere proprio il lavoro di lobby che fece la Disney per allungare da 76 anni di 20 anni in più la validità del copyright, ok? Dopo il quale si sblocca
il copyright, per cui quei disegni là restano quei disegni là, però chiunque può usare quel nome e fare dei disegni per raccontare delle storie rispetto a quel personaggio, ok? Quindi cioè le storie già scritte sono quelle, resta lì, però io se sono bravissima a disegnare, so fare Winnie the Pooh. Tu sei bravissima su tutto, ricordiamolo. Beh, sì, io faccio benissimo Winnie the Pooh e faccio disegno delle storie, posso pubblicarle. Se sei in America, perché poi ogni paese naturalmente acquisisce i diritti per il proprio territorio. Mm. Insomma, questo è l'inizio di una serie di liberazioni che succederanno per molti personaggi della Disney, tra 15 anni Biancaneve e tutti i sette nani, per esempio. Tutti e sette. Tutti, non uno di più, non uno di meno. Il pacchetto era questo. E così andare. Per cui, vabbè, niente, è la notizia. Quindi Winnie the Pooh è libero. Sì, io vorrei fare delle magliette a proposito. Mary, possiamo fare delle magliette? Mary, chiedo a te. Delle magliette. Mary, scusate, la Mary adesso sta lavorando perché tra un po' facciamo la cerimonia di luce alla Vale. Sì. Quella che sta facendo Ha trovato delle cose? Poca roba. Cioè, no, ha trovato un testo in indie. No, però scusami un attimo. Will Smith farà una roba seria legata probabilmente a una religione. Noi faremo una cialtronata sulla Vale. Sì, ispirata da questo rito indiano. Che ne ha tanto bisogno. Però, Mary, volevo fare. È presente le magliette Free Britney, no? Che c'erano adesso, nell'attesa, facciamo Free Winnie con Winnie the Pooh. Cosa ha detto? Le piace? Tu non la metti? No. Perché? Io metto Ciuchino. Ma però te la regalo io? Ciuchino e io? Sì. Ma se te la regalo io non la puoi mettere anche per cortesia? E la metterò, allora fammela grande, la metto mini abito, dai. Sì, dai, te la faccio XXXL. A me che mi fai? No, ragazzi, è uguale, è Free Winnie. Ne fa una sola. Dai, ragazze. Cotone buono, però, No, sai perché sì? Perché ti stiamo già dando troppo contro e sono solo le 17.50. Dobbiamo arrivare alle 20, alle 26. Stordito e meni le mani. Per cui dai. No, infatti, va bene. Allora sì, dai, facci la maglietta. Che bello! Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:53 minuti su Radio DJ, la Pina, Diego, la Vale, Ciocca, Mary J. Tutta la banda di Pinocchio è tornata, stasera vi terremo compagnia fino alle 20. Una notizia veloce, dai. Ma no, volevamo fare una bella carrellata invece di ascoltatori. Sì, stupendo. Dai. Scusate, una parentesi intanto, per questa canzone Vale non dici niente, di J Balvin con Ed Sheeran. Perché a me piace. No, beh, cioè, certo, prende sempre il bacino, lo prende. No, no, io aspetto a deliberare. Va bene. Vado. Ok. Ciao Pinocchi. Io sto andando a Malpensa, dove ho un volo che mi aspetta. Brava. Varsavia, dove passerò i prossimi 3 giorni. Purtroppo per lavoro. Orca. Ciao Pinocchi. Vabbè, dai. Ciao. Beh, tanto sta andando. Ciao Pinocchi, che bella sorpresa che ci avete fatto. Ci fate compagnia mentre torniamo dal primo di 6 matrimoni che avremo quest'estate da qui a settembre. E io ho un obiettivo: 6 outfit, cose comprate 0. Grazie alle mie sorelle che mi presteranno varie vestiti, accessori, io riutilizzo cose vecchie, questo è l'obiettivo. Ah. E ciao Kik e Marco da Milano. Ciao. Pagoda. Io 3 ne ho quest'anno. Sì, però lei dalla voce mi sembrava figa, quindi si può permettere anche quella roba. Sì. La differenza tua. Noi, no, fammi finire. Noi dobbiamo stare attenti con lo spirito esagero, tipo non compro niente, riutilizzo. Poi le cose degli altri. Ciao ragazzi, sto tornando da casa di mia madre, dopo che sono andato a trovarla, perché mio padre l'altro giorno è stato poco bene, e allora sono stato a rincuorarla un attimino. Comunque adesso mio papà sta bene e adesso sta tornando a casa. Bravo. Bene. E basta. Da un bacio alla mamma da parte nostra. Sì. Piace. Grazie della compagnia. Noi siamo di ritorno dal meraviglioso parco dell'Abruzzo, direzione Puglia, Barletta. Ciao Pinocchi. Ciao. Da bello al bello, tra l'altro, loro. Bello, sì, quei parchi, tutto bello, sì. Ciao Pinocchi. Noi weekend lampo, partiti ieri pomeriggio da Torino a Cervo in Liguria e ritorno oggi pomeriggio da Cervo a Torino. Meglio che niente, abbiamo almeno visto il mare. Ma baci. Ma infatti. Ciao Pinocchi, siamo Manuel, Chiara e Noemi e torniamo a casa in Garfagnana da Bolgheri. Ciao! Bolgheri! Chiara e Noemi dormono. Non hanno parlato. Cari, ciao, non lo sopportano, tra l'altro.
Ciao Pinocchi. Siamo Francesco e Nicola. Stiamo tornando a Ferrara dopo essere stati a Fano per il weekend. Abbiamo mangiato tantissimo E per fortuna ci state facendo compagnia per il ritorno. Pagoda! Ma che piace perché non so come mai oggi, per la festa della liberazione, ha preso bene il coretto. Sì. Ma tantissimo oggi. Il weekend a fare Maria Pezzetta a casa del mio compagno. Mi sono divertita tantissimo e ho guadagnato la sua gratitudine eterna. Quindi posso rifare. Pagoda a tutti. Pagoda, pagoda, pagoda. Ultimo? Vabbè. Sì, dai, ultimo. Ciao Pinocchi, siamo Moreno e Martina. Abbiamo fatto 2 giorni a Genova, Portofino, adesso direzione Sanremo. Dai, io stavo per dormire e ci state facendo compagnia. Dai. Bene. Buon viaggio. 347-342-5220. E si va. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:03 Radio DJ, la combricola di Pinocchio al completo, Britney tutto a posto. Allora, vero? Britney tutto a posto. Sto ballando io, scusate un attimo. Sì. Un attimo, fate finire. Quello questo. Scusate, non riesco a finire la coreografia velocemente. No, lei sta molto bene, sta aggiornando poco relativamente alla sua gravidanza. Se non fosse che ha raccontato che durante le sue precedenti gravidanze, ricordiamo che lei è mamma di Sean Preston di 16 anni e di Jaden James di 15. Di già. Madonna, sono fatte grandi. Quando era incinta ha sofferto di depressione perinatale. All'epoca se ne parlava ancora meno che oggi, per cui insomma ha evidenziato questo problema, invitando la gente a parlarne di più, e i suoi fan invece stanno cominciando a pensare al sesso del nascituro o della nascitura e dicono che lei abbia cominciato a lanciare dei messaggi subliminali per far capire come gli piace ai suoi fan interpretare dei subliminali. Sì. Dicono che sia femmina perché lei ha pubblicato un dipinto di Pierre Carrie Beleuze. Brava. Che raffigura una ballerina in procinto di accarezzare una farfalla sulla sua spalla. Vabbè, allora è chiaro, dai, è definitivo. Ci sentiamo tra poco, ragazzi. Tra poco. Radio DJ One Nation One Station. Vuoi il meglio per il tuo business? Liberati dai pensieri e fai spazio all'elettrico. Con Electrify Your Business hai incluso nel canone di noleggio Lisis una Easy Wallbox e un anno di ricariche pubbliche. Ad esempio, Fiat 500 elettrica Red da 399 euro al mese, compresi copertura furto incendio, copertura danni e manutenzione. Durata 36 mesi, 45.000 km, anticipo 8.600 euro. Offerta valida fino al 30 aprile e soggetta ad approvazione Lisis. Info su fiat.it. Sì, ho passato la scorsa notte a controllare che tutti i permessi fossero in regola. L'impresa di trasporti di Stefano ha bisogno di qualcuno che conosca a fondo le norme doganali. Tutte quelle pratiche sono un rompicapo per lui. Che tipo di modulo è quello? Indeed può aiutarlo a trovare velocemente i candidati con l'esperienza giusta. Ho bisogno di Indeed. Indeed ti propone candidati di qualità, così puoi concentrarti sulla scelta della persona di cui hai bisogno per far crescere la tua attività. Se la tua azienda è di nuovo pronta ad assumere, visita indeed.com/assumi. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Allora ragazzi, mannaggia a me quando mi è venuto in mente di fare il rito della luce. Il rito della luce. Sì. Il rito della luce. Una roba che, cioè, il rito della luce seria, che facciamo. Che esiste. Sì, esatto, che esiste, che è una delle cose che sta facendo come Will pratica Smith. Will Smith in quel posto, in quel ashram indiano in cui è andato per rimettersi un po' in sesto emotivamente, diciamo. Esatto. Sì. Però, io sentir dire il rito della luce, ho subito detto facciamolo anche noi. Tu hai subito detto facciamola alla Vale. Lo e io sono alla qui, Vale. Tra un po' lo facciamo. Sì, un po' lo facciamo. Devo dirti una cosa poi, Pina, fuori onda, perché abbiamo trovato la quadra, abbiamo trovato il rito. Non meno male, mi farà bene tanto. Se male non ti fa. Sì. No, ma no, poi chi vuole cioè, lo ascolta e ne beneficia. Ma sì. È aperto al pubblico, insomma, diciamo. Certo.
Ora, cosa facciamo ora? Se fate così la gente pensa che è una roba seria. No, no, volete far capire che faremo una cazzata. Ma certo, faremo una cazzata. Tenete conto che Mary J si è informata su internet cercando Rito della Luce. No, ma lei povera donna l'ha cercato anche bene. Sì, però c'è tutto da accendere dei falò. Esatto, che nel giorno della liberazione radio utilizzeremo lo schermo del telefonino che prima avevamo invitato a non utilizzare, ma lo useremo in un rito liberatorio. C'è tutto un miscuglio di cose. Comunque è un modo per fare insieme questa cosa, vediamo se è anche un esperimento, Vale, vediamo se ti fa bene. Va bene, io sono qui apposta, okay, ragazzi. Casomai la Mary lo filma e poi lo posta su Pinocchio DJ, dai. Okay, dai. Adesso invece torniamo a noi al 347 342 5220. Ci state voi mandando i vostri vocali di dove siete, dove state andando, da dove tornate, sì, o dove andate, sì, e poi noi notizie miste. Siamo già alla seconda ora, vuoi dare un altro gossip? Sì, allora No. Cosa avevi in canna? No, allora, in canna un sacco di messaggi. E poi l'avrei dato i gossip, Dai, diamoli. Diamoli. C'è, allora, c'è una brutta energia di comunicazione tra noi tre. L'avete notata? Come mai? Lo so. Non so, sento qualcosa. Scusami, che ci incespita. Tu stai bevendo qualcosa? Io? Io ho preso adesso un bicchiere di vino, perché? No, così, perché per esempio su questo siamo allineati, noi abbiamo preso il birrino. Il birrino abbiamo preso. Ah, l'è arrivato? È appena arrivato, sono scesa a prenderlo, sono tornata su, Diego l'ha aperto con l'accendino e l'abbiamo versato nei bicchieri. Ecco. Ok, rilassiamoci. Ora i vocali. Sintonizziamoci. Dai. Vocali. Ecco. Ciao Pinocchi, anche noi stiamo tornando da Lubiana, io ed Elisa. E mi sa che dovremmo fermarci per forza di cose all'outlet di San Donato di Piave. Ultima fatica. Dai. Ciao. Ciao. Mi è piaciuto il per forza di cose. Sì, prendila così, meglio. Tanto noi siamo qua fino alle 20. Io e la Vane torniamo a casa, quindi ci terrete compagnia fino a Sillano. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, noi siamo di ritorno dalla Val d'Orcia in direzione Salerno. Un abbraccio. Che bellezza la Val d'Orcia, uno dei miei posti preferiti al mondo. Vai. Ciao Pinocchi, siamo in macchina, sono Miriam, qui c'è tanto traffico. Un saluto da mio fratello Riccardo, stiamo ritornando a casa da Venezia. Ciao. Mamma, ma che voce irresistibile. Ma che carina con quel... Vabbè. Vai. Ciao, sono Lorenzo, ho 10 anni e siamo andati a Riccione, adesso stiamo ritornando a casa. Adesso grazie comunque. Ma certo, va bene così, poi stanchezza da fine giornata Riccione, ci sta, vai. Ciao Pinocchi, qui Erika e Lorenzo di ritorno da una piccola gita Firenze-Pisa verso Civitanova Marche. Grazie che ci fate compagnia. Pagoda! 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 Gossipino? Dai, dai. Rihanna. Rihanna, allora ci siamo lasciati che vabbè Rihanna era incinta, è incinta da tanto, secondo me mancherà poco perché è la percezione che sia incinta da tantissimo, quindi starà per sfornare, ma nella settimana di nostra assenza sono successe un po' di robe. Allora, da una parte c'è tale Luis Pisano, che noi non abbiamo mai nominato, ma in realtà è molto famoso in America. Lui è un influencer e giornalista di moda, il quale l'altro giorno ha twittato: mi hanno detto che il fidanzato di Rihanna, A$AP Rocky, se la faccia, se la intenda, frequenti, si sia fatto la stilista di scarpe Amina Muaddi. Ah sì, è lui che l'ha detto. È lui che l'ha detto. Lui l'ha detto, dice, ingenuamente, semplicemente non pensavo che il mio tweet potesse raggiungere tutto il mondo. Mi piace che l'ha chiamato Luis, come Luis Miguel. Di fatto, appunto, quel tweet che poi lui, come si fa sempre, ha repentinamente cancellato, ha fatto un giro del mondo. Sono andati tutti a interpellare Amina Muaddi, che è una stilista di scarpe famosa, che ha collaborato con Rihanna. Ma infatti, cioè, sono amiche le due. Ma infatti non è vero. Cosa ha detto lei? La Muaddi ha detto: ragazzi, che orrore, cioè stiamo andando a interferire in un momento così speciale nella vita di Rihanna e del suo compagno A$AP Rocky,
con un pettegolezzo che non ha nulla di vero. Sai a chi diceva che orrore? Ma lui si chiama Asaprochi o Asaproc? Asaprochi. Un po'. Asaprochi. Sai che a chi diceva che orrore, state rovinando tutto? A me. Vale, a te, perché noi sinceramente... Ma scusa, ma quindi ha negato? Lei ha negato assolutamente, Rihanna e Asaprochi non hanno neanche preso in considerazione l'idea di parlarne, anche perché Asaprochi ha altre grane a cui pensare, ma ve lo dico dopo, perché okay. Dalla regia mi fanno segno di... E allora ci fermiamo un attimo. Regia! Oh, Luis Pisano! Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18 e 16 minuti su Radio DJ. Eccoci. Allora, stiamo mettendo in piedi il rito della luce da fare alla Vale affinché smetta di vestirsi come se fosse alle medie. E questa è una cosa. Sì. Chiunque ha un po' quel problema lì, rimanga sintonizzato perché potrà beneficiare di questo rito. Sì. Ok? Sì. Sì. Una cialtronata che non vi voglio dire altro. Comunque, allora, va bene. Proviamo, siamo qua. Poi, magari fa. Hai dei vocali arrivati al 347-342-5220? Sì. Ciao nonne. Noi siamo tornati ieri sera col camper dal weekend, però visto che l'abbiamo trovato chiuso, sto andando adesso a svuotare la cacca. Urca. Ciao, Gegio. Gegio, scusa, dove la svuoti? Gegio, no? Ci manca un pezzo. Questo messaggio è proprio... ci sono posti dove svuotarli. Ma dove? Non è che li puoi svuotare in giro, Diego. Sono tipo in alcuni autogrill c'è come servizio... Cioè, sono... Non è che... sta dicendo qualcosa di molto scomodo. La... C'è una censura preventiva dall'alto. No, è saltata la linea. Io lo dico. No, eccoti. No, ma non sono c'è. Qua, ma cosa state? No, era saltata un po' la non linea. Ci sono. Non ti si sentiva più, capito? Mentre parlavi di. Ma sono qua. Ma perché mi stavate oscurando? Perché stavo parlando di cassonetti no, pieni ma di. Ma ti pare? No. Ah, ok. Ci sono o non ci sono? Tu ci sei, i posti dove scaricare la cacca dopo il camper, non ho capito dove, cioè dov'è che hanno trovato chiuso, capito? Vale, date un gossip, fai cari. Allora, torniamo ad Asaprochi, dicevamo... Scusami, scopro adesso che ASAP sta proprio come classico acronimo, As Soon As Possible, cioè lui si chiama As Soon As Possible come nome d'arte. Sì. Con la S fatta col dollaro. Sì, con la Quindi, S fatta col dollaro. Il più presto possibile. Sì, As Dollar As Possible. Però diventa quindi quanti soldi, quanto dollaro è possibile, perché evidentemente sì, no, okay. Così sì. Per capire sì, anche per completezza di informazioni. Bravissima. Scusa, ti ho interrotto. Lui e Rihanna sono stati in vacanza a Barbados, dove tra l'altro lei vuole partorire e dove vuole a trascorrere casa. I primi mesi di vita insieme alla nascituro la nascitura nell'isola madre. Sono tornati a Los Angeles l'altro giorno e proprio in aeroporto, quindi non partorisce tra poco perché se sono già tornati. Vabbè, ma sai quanto ci mettono, quanto ci metti, come un viaggio per me da Pesaro, certo, a Milano, ma tangenziale, certo. No, Vale, non è un buon metro, no. Sono tornati e proprio in aeroporto c'era la polizia che aspettava ASAP per portarlo in commissariato con una conferma di arresto per lui, perché il 6 novembre 2021 si trovava protagonista di una sparatoria. Ha sparato lui? Non ha sparato lui, però lui era presente durante una discussione tra una serie di persone, una delle quali a un certo punto ha impugnato una pistola, ha sparato contro un'altra persona ferendola lievemente. ASAP era lì, non si capisce in che ruolo, in che veste, cosa abbia fatto. Sa di fatto che la polizia si è portata in commissariato, ha passato lì la notte e poi è riuscito, tornato a casa e con Rihanna il giorno dopo è andato a fare il baby shower. Non sappiamo altro. Però, scusami, non è che è stato interrogato, se l'hanno tenuto tutta la notte. L'hanno interrogato. Per ora l'hanno interrogato. Anzi, ma certo, perché no? Scusa, certo che l'hanno interrogato. L'hanno interrogato, però attenzione, rettifico, è stato rilasciato con una cauzione di 150.000 dollari. Quindi non è interrogato, c'è un'accusa. Capito? C'è un'accusa. Perché sennò c'è questo che dicevo, no? Sì. A parte che di solito se sei, come dire, informato sui fatti ti chiamano, ti vengono a prendere, ti fanno delle domande. Non è che ti aspettano all'aeroporto e ti mettono tutta la notte in cella, credo. 150.000 dollari. 550. 150.
500, chi offre di più? 550. Mamma, vabbè. Vabbè. Un botto, vabbè. È soon as possible. No, io risponderei così. Harry e Meghan hanno visitato la regina, vabbè, ormai questa è vecchia, però mamma, se vanno a visitare la regina però quando noi non ci siamo. Vale, di questo dobbiamo fare uno speciale breve. Infatti. Voglio sapere, io non ho letto niente apposta per farmelo dire da te. Hai fatto bene, dopo ti dico tutto. Dai, allora, tra poco. Dai, dopo, dai. Sì. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Cioè, molto rapidamente, Vale, però... Sì. Ci siamo proprio salutate prima della nostra settimana di ferie, dove io ti segnalavo, guarda che Harry e Meghan ha fatto la comparsata, la sorpresa Elisabetta. Sì. Cioè, toc toc, chi è? Siamo noi. Sì, hanno organizzato un incontro segreto, non l'hanno detto alla stampa prima che avvenisse, ma cose fatte. Dovrebbero essere andati a trovarla il 13 aprile, noi l'abbiamo saputo qualche giorno dopo. Loro si trovavano in Europa perché stavano andando in Olanda, dove si sono tenuti e si tengono gli Invictus Games. Tra l'altro, quando ci hai detto che sarebbero andati in Olanda agli Invictus Games, avevi giustamente fatto una riflessione così, tra dici, di noi, già che va, già dicendo, che vieni, ma perché passa. già che non venite, non passate? Infatti sono passati dalla nonna, pare che a far da tramite ci si sia messa la principessa Eugenia, che comunque è l'unica rimasta, non dico in buoni rapporti con Harry, ma in buoni rapporti con Meghan. Certo. Lei è andata a trovarli in America, è l'unica che, insomma, che li ha visti a Los Angeles. Ma quindi il fratello non l'ha visto? No, ha visto solo la nonna e il papà e Carlo. Perché loro hanno fatto a sorpresa perché hanno la paranoia del servizio di sicurezza. Sì, hanno la paranoia del servizio di sicurezza perché la Casa Reale non mette non a disposizione sì, i propri servizi di sicurezza per loro due. Loro hanno un servizio di sicurezza privato, però dicono in Inghilterra quello non basta. E niente, Harry ha detto l'ho trovata benissimo, è informissima, abbiamo riso tantissimo io e nonna, ha detto io e nonna comunque ci diciamo delle robe che solo noi riusciamo a dirci, non ha fatto cenno a quanto la nonna sia stata felice di vedere i nipoti, la nonna conosceva per la prima volta Elisabeth. Ma c'erano i figli allora? Questo lo ipotizzo io. Io avevo capito che no. Ma guarda che non c'erano i figli, Vale. Quindi tutto il viaggio. Lui di ha omesso di dire quanto è contenta la nonna di due nipoti, perché forse la nonna, i nipoti, non gli ha visti. No, ma guarda che non c'era scritto da nessuna parte. L'ha voluto pensare lei perché era tanto il desiderio di questo evento che l'ha inventato lei. Sei stupenda. Nella mia testa era lì, certo. Ma chi c'è? La Lilibet! Gli ha dato 50 euro la nonna, la bustina. Ma di quello che vuoi, gli ha detto. Mi ha fatto la bustina. A tutti e due, uguale. Oddio, anche se lei è più piccolina, gliel'ha fatto uguale. Sì. Uguale. Vuoi andare a controllare? Ma secondo me sono andati da soli. No, guarda, non c'è scritto da nessuna parte che c'erano anche i bambini. Cioè, proprio viaggio mio. È il mio viaggio, poi il mio piccolo viaggio. Sì. Però ti posso dire, però questo è un servizio gossip che non fa nessuno. È il gossip che vorrei. È il gossip che vorrei. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:35 minuti, gang di Pinocchio rientrata in servizio. Eccoci. Insieme fino alle 20 stasera. Sì. Sì. Al 347-342-5220. I vostri vocali, un po' di notizie, sì, svariati gossip, a breve il rito della luce per la Vale, sì, e per chi lo vuole. Ragazzi, è un rito della luce, una roba un po' new age, no, una cialtronata. Però tutto improntato a cercare di far smettere la Vale di vestirsi come fosse alle medie, perché ho 45 anni. Ecco, così vediamo poi se funziona. Però se qualcuno avesse lo stesso problema, ok? Sì. Il rito è offerto, che poi sai, cioè ognuno poi, figurati a Pinocchio, ognuno si veste come vuole, però è così, è più un pur parler. Sì. Poi ve sì. lo ricontestualizziamo, però è veramente una... Veramente una stupidaggine, vale la pena seguirlo. Ma sì, infatti. Sì. Allora, cosa facciamo? Qualche vocale e poi una notizia? Sì, parto io. Ciao Pinocchi, stiamo rientrando a Roma dopo due giorni passati al parco di Pinocchio a Collodi. Non ciao. Ci credo. Bello, ciao. A tema ma proprio non io con ero noi. Andata da piccola. Era bello?
Non mi ricordo. Cioè, so che. Ma non c'era ancora il parco. No, no, c'era. Era proprio di quegli anni lì, È vero. Di quegli anni là, no, avevo avuto un incidente di cacca addosso. Oh, ah, vabbè, succede. Sì. I miei ricordi dell'infanzia sono pieni. Ciao Pinocchi, noi stiamo tornando da Cesenatico dopo un weekend di Metal Detector col Garrett Contest. No. Un abbraccio dalla Val di Susa. Ciao. Cioè, dalla Val di Susa sono scesi a dove erano? A fare la gara. Ciao Pinocchi, noi stiamo tornando da Cesenatico. Cesenatico. Dopo però un weekend. Ma cos'è che è? La gara col Metal Detector, a chi trova più cose sulla spiaggia? Sì, ma nella sabbia, nella sabbia e nell'acqua forse anche, stupendo. Allora, noi di ritorno alla costiera amalfitana, adesso stiamo tornando verso l'Abruzzo, piccola tappa a Civitacampo Marano, un paesino del Molise arroccatissimo, pieno di murales. Madonna, ragazzi, ma ce ne sarà di roba da vedere in Italia, mamma mia. Ciao Pinocchi, noi di rientro da Palermo, mangiato tanto, bevuto tanto, virato pure. Un abbraccio, ciao. Ciao, felici. Ciao Pinocchi, noi siamo di ritorno dal Cammino d'Europa, 65 chilometri in 3 giorni. Bellissimo. Bollissima, felici, dai. Bravi. Un bacio da Irina Marco. Ciao. Diego, che cammino è? Europa è qua sopra, è montano, un cammino montano alpino. Madonna, la sbatta. Fa anche freddo Europa. Ciao Pinocchi, noi abbiamo lasciato i ragazzi a casa e siamo andati a Marsiglia. Bravi. E a fare un bel giro. Avete finalmente abbiamo visto Marsiglia, che noi siamo di Sanremo, ma non la consideravamo. Ma granché, invece è molto bella. E poi siamo andati a fare una bella escursione nelle Calanche, vicino a Marsiglia. Bene. Che bello. Vai tu. Che bei giri. Sì, una notizia che culinaria, che ci riguarda la storia, diciamo, di un totem per quanto riguarda la cultura del cibo e del bere italiano. Che però, ecco, diciamo così, a mettere i puntini sulle i non è poi così tanto italiano. In realtà, come la maggior parte delle cose. Non c'è polemica. No, non c'è polemica. Sembrava. No. Allora, io alla frase puntini sulle i, intanto andrei a vedere se si può dire. Aspetta che guardo. Sul quadernino di Pinocchio? Aspetta che guardo. No, cuoricini sì, puntini no. Come cuoricini sì? Cuoricini sulle i si può. Certo. Io vorrei capire chi ha scritto il quadernino. Perché, cioè, comunque non sono d'accordo. Ad ogni modo, il cappuccino. Il cappuccino è tanto amato, tanto consumato soprattutto dai turisti che vengono adorato qua. E adesso se hai visto a che c'è tanta chiusura pasto, tra l'altro. Bravissima! Uso diffusissimo. Riconosci il turista che è non italiano, dal turista italiano, magari in questi giorni in cui siamo tutti in giro, perché il turista non italiano il cappuccino lo beve dopo il pasto. Dopo la matriciana. Sì, dopo l'impepata di cozze. Chiusura cappuccino. Ebbene, il cappuccino non è italiano. Come vale? La falsità. Cappuccino è tedesco? È austriaco. Sai che lo sapevo. Wiener Kaffee e Vienna serviva, nelle grandi caffetterie servivano questo caffè che non era filtrato, che era un po' forte, e ci mettevano la panna, lo zucchero, insomma, a un certo punto. Poi ci sono delle leggende. Una vuole che fosse un frate cappuccino, per l'appunto italiano, Marco Daviano, che a un certo punto ha chiesto questo caffè. Hai capito? Cappuccino, frate cappuccino. Sì, ho capito. Hai capito? Una è questa leggenda. A me mi ha colpita, Vale, ok? Mi è piaciuta perché era lunghissimo quella. Perché era sincero, hai capito? Perché era vero, a differenza di tutto il resto. Mentre l'altro vuole che un soldato polacco, adesso come lo dico io? Dillo, vuoi farlo dire a me? Fallo dire alla Vale. Passa. Aspetta che mi passa il foglio. Brava su lei, è tutto. Regina su delle pronunce. Fa vedere un po'. Qua. Vale, Vale, fallo intuito, non ti preparare. Franziskan Zersi Kulczyk.
Mi sa che l'ho ingarrata? Ma vale. Ma certo. Frangischel. Frangischel. Dalla Regina. Oddio, non riesco più a andare avanti. Ma poi al morto di... No, no, sai che l'ho ingarrata. Con gli occhi grossi, ragazzi, l'ho ingarrata. Oddio, che bellezza. Ok. Vabbè, fine. È lui che ha fatto. O uno o l'altro l'hanno invitato. Sì, o uno o l'altro. Ok. Basta, volevo dirvi questo. Oddio, che bellezza. Mamma, che bello. Non si possono leggere solo nomi stranieri, fatti leggere alla Vale a rullo. Tante nazionalità diverse. Una volta la Mary si mette lì, ne prepara un po', capito? Sai quegli, cioè, sai quegli il giro del mondo tanto, in 80 sì. cognomi. Quegli elenchi che ogni tanto facciamo con sotto la musica classica, però solo di pronuncia. No, allora, se ho il giro del mondo in 80 nomi e cognomi. Capito? Pilotato dalla Vale, guarda, sì. Un format che ci muori, eh. Avendo ancora un'ora, rischiamo di farcela farlo oggi, eh. Mamma mia, rischiamo. Dai, restate in macchina anche se siete arrivati a casa. Sì, ah, no, sì, ragazzi, la puntata è ancora ricca, no, c'è ancora, allora, un'ora, cioè, e di più. No, ma poi tra due minuti, cioè finita la canzone, c'è il rito della luce, eh. Sì. Di liberazione. Gratis. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18.45, Radio DJ, devo fare una premessa, Diego, mi puoi aiutare un attimo? Sì, sì, sono qua. Seguimi in questo viaggio, cioè, sì. Da una parte ci sono le religioni, che sono una roba seria, mi viene da farlo questa premessa, perché non vorrei che sembrasse una presa in giro, perché no, non ma, lo è. Infatti, brava. Certo, capito? No. Sono le religioni, c'è la spiritualità, che è una cosa seria. Esatto, che è una cosa seria, che ognuno, molto. Sempre, molto, poi... come dire, personalmente aderendo non proprio a quella conforme o più diffusa in questo paese, quindi da una parte c'è questo, dall'altra, ma lontano, lontano anni luce, c'è tutto un una nuova grande sensibilità verso tutto quello che è sì spirituale ma anche un po' emotivo. Sì. Mi sto riferendo a tutte quelle app, per esempio, di mindfulness, sì. Tutto quel sì. mondo di prenditi un attimo per te, respira, stai sì. calmo un attimo, fermi lì. Devo dire attimo. Anche con questa nuova deriva un po' comunitaria, quindi ritiri di come dire, percorsi personali però condivisi, quindi quasi sì. diciamo, ma diciamo a ricordare che è, dei è un riti, vento no? che soffia, un sì, vento che dei soffia. Cerchi, c'è chi lo fa in metro tornando sì. da lavoro, c'è chi sì. Si ritaglia due minuti, c'è chi lo fa con in maniera più strutturata, condiviso, individuale, e questa sì. è un'altra cosa. Poi c'è una terza cosa, siamo ancora più lontani da dove siamo partiti. C'è Will Smith. Sì. C'è Will Smith che è partito per andare in India. Esatto, in un momento un periodo ecco, di riflessione. Ma non è andato a fare un tour? No, è andato in India. Da una parte c'è stato il brutto episodio del pugno a Chris Rock alla serata degli Oscar. Poi con la moglie non va la benissimo. La moglie non va bene. Mm. Quindi niente, avevamo dato sta notizia, poi noi per stupidera abbiamo detto, allora, siccome lui là è andato a fare dei riti della luce, ma con nessuna voglia di prendere in giro assolutamente, però abbiamo detto, ma perché non fare un rito della luce alla Vale, ma non quello che è andato a fare Will Smith, ma uno no. inventato da noi. Da noi adesso, sì. Allora, lo dirige Diego. Sì. Io entro in mantra, sì. che comunque anche lì non sarà un mantra. Lo scopo di questo rito della luce sulla Vale è cercare di darle, non dico uno stop, perché tutto sommato poi è anche carino, ma una brutta deriva di rivestirsi come fosse alle medie. Sì, che cioè, non è che alle medie poi mi vestivo bene, che dici, sai, alle medie cioè non è, diciamo, non è un look ispirazione anni delle medie, è una specie di rivivere tutti no, i giorni. No, ma non voglia rivestirsi esatto. e buttare su dei jeans, una maglietta e una felpa come avesse 12 anni. Esattamente. Che però ci tengo anche qui a specificare, non è un problema, però no. non sempre, ecco, darti no, dei più che turni. Altro poi è che rimettendoti quelle cose non devi si tutti stancano. I giorni rivivere emotivamente le medie e basta, è quella la cosa. Nel rito, cioè adesso io sarò
quella che subisce il rito. Sarà una donna che ritrova la femminilità e ce la regalerà. Cos'è che devo fare? Devo star seduta. Tu diventerai la dea madre. Tu sarai dea madre a un certo punto, sì. E la tua energia verrà diffusa a tutti gli ascoltatori che ne beneficeranno. Attraverso le onde. Attraverso, sì. Ci ripartorirai. Diego è sciamano della situ. Sì. Ok. Sì. Siamo pronti? Sì. Ma di bene cosa fai? Allora, ti ricordo a tutti e due che radio, che ogni tanto mi tocca farlo, eh? No, ricordatelo. Un attimo. Allora, okay. Innanzitutto qua adesso c'è anche Mary J che testimonia fa un video, sì. Bisognerebbe spegnere la luce, vado io. Mi sposto un attimo. Aspetta, no, vado io. Vado io. Concentrati, stai qua. Sei la dea, sei madre natura. Allora, devi fare quello che è, una volta che sei madre natura te ne vai. Ok, luce spente. Respira, chiudi gli occhi. Adesso dovresti immaginare di guardare davanti a te. Lo vedi quel puntino nero che svolazza? Cioè, io vedo tutto nero. Sì, però immagina di guardare questa visione. Immagina un colore. Cos'è che svolazza? Aspetta, immagina un colore. Bianco? Ok, in questo bianco, a un certo punto, se tu guardi bene verso il centro, dovresti vedere come un puntino. Una fiammella, forse un ragnettino o come un uccello in lontananza che un po' si muove. Lo vedi? No. Aspetta, però. Vale, però partecipa. Un attimo, ragazzi. Io ho quella roba lì che non riesco a visualizzare a occhi chiusi, le cose che non ci sono. Non riesco. Però aspetta, mi concentro. Che stava arrivando anche. Comunque ci siamo infilati una roba molto più grossa di noi. Dai, vedo una chiazza. Ecco, grappiamoci a questa chiazza. Abbiamo la musica, è questa. Ecco. Facciamo è quella originale di un rito della luce vero, ma noi. Ok. Adesso che sei concentrata, io respira. Io adesso accendo la luce del telefono solo perché è un rito della luce. Quindi serve la luce. E io giro intorno a te portandoti luce. Non fatevi male. No, senti le onde della luce? La sento questa luce, sì. La senti questa voce? È la mia, vado. No, aspetta. Adesso, oltre a sentire questa luce, sentirai una voce, la voce del cuore, è la voce dello spirito, capito? Sì. E ti dirà qualcosa, ascolta bene. Basta vestirti come alle medie, basta vestirti come alle medie. Basta vestirti come alle medie, basta vestirti come alle medie. Basta. Aspettata! Il rito è concluso. Come ti senti? Mi sento meglio, ragazzi. Mi sento meglio. Pensa come stavi. Senza saperlo. Sto meglio anch'io, eh? Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Grande successo del rito della luce sulla Vale. Io non vedo l'ora sia domani. Perché mi per troverò. Vedere come ti vesti. Mi troverà davanti all'armadio e la luce mi illuminerà. Ti darà voglia di prendere altro. Sì. Allora, di abbinarli diversamente, ecco. Intanto stiamo preparando il contributo video dell'operazione. Ci vuole un attimo. Sì, imperdibile, sì. Record di visualizzazioni, Detto questo, bella reazione da parte del pubblico al 347-342-5220. Arriva questo. No, ragazzi, ma io ho chiuso gli occhi anch'io. Contemporaneamente ho visto la Vale con uno zaino di Invicta rosso, tutto con le spille e le scritte col pennarello Uniposca sopra. Lo fa. È uno degli effetti del rito della luce. È vero. No, ma è così. È arancione, però, lo zaino dell'Invicta. Vedi? E poi arriva questo. Basta fila in autostrada, basta fila in autostrada. È un'applicazione. È stupendo. E questo è il rito che possiamo fare tutti insieme adesso. Adesso. Tante di voi sono proprio in mezzo alle strade piene. Sì, alle code. Alle code, le file, i rientri che ti fanno sembrare che magari quelle poche ore di vacanza, spensieratezza siano andate perdute, no, le ritrovate in questo mantra gentilmente offerto da Radio DJ su nostra libera ispirazione. Andiamo. Vai.
Basta fila in autostrada, basta fila in autostrada, basta fila in autostrada. Più nasale, più nasale. Basta fila in autostrada. Brava. Basta fila in autostrada. Basta fila in autostrada. Ottimo! Ragazzi, fateci sapere com'è andata. Ragazzi, fateci sapere il tema della puntata di oggi, ok? Radio DJ, la trovi anche in podcast. Funziona, eh? Almeno in alcune parti ha funzionato. Abbiamo fatto il rito della luce contro il traffico, contro le code in autostrada. Sono le 19.02 su Radio DJ, è il team di Pinocchio, vi teniamo compagnia ancora per un'ora. Sì. Voi sentiamo? Sì, sentiamo un po' di mantra. 342-5220, vai! Basta fila in autostrada, basta fila in autostrada, basta fila in autostrada. Ragazzi, ti ha aperto un varco, funziona! E allora, dai! Andiamo! Allora, abbiamo ancora un'oretta insieme con il team di Pinocchio, sì. La Pina, Diego, la Vale, Ciocca e Mary J. Da dove vogliamo riprendere? Da le piante, aspetta che la ritrovo. Problemi di insonnia? Sette piante che aiutano a dormire meglio. Sette? Sì. Piante, non quelle robe lì di essenze, oli, calma. Fiorellino secco, no. La pianta che devi scusami, tenere... Scusami, ma quindi camomilla no? Camomilla, sì. Hai detto camomilla, tipo. Camomilla, sì. Allora basta. No, basta molto male. Basta, ma tutti anni 80, te lo dico. No, è sempre non ha funzionato il rito. No, se, piante da tenere in camera da letto. Se dovete scegliere una pianta da tenere in camera da letto, perché non prendere una pianta che può aiutarvi a favorire il sonno? Ma sono di quelle piante che hanno la fotosintesi clorofilliana al contrario? Sì. Dai, cioè, però anche tu Diego, anche tu dopo 20 anni di lavoro insieme la pianta se no di notte butta, cioè ti dà alcune fanno invece la fotosintesi clorofilliana all'incontrario. Florofilliana. Allora la prima aspetta che me le segno, la prima che però qua. Vabbè, la prima, quella su cui punto meno è il gelsomino. Perché? Perché la sua fragranza è utilizzata da secoli per le proprietà calmanti e rasserenanti. Infatti è il mio odore preferito. Anche a me piace tanto il gelsomino, eh. E quindi perché non punti su di lei? Perché non è che fiorisce tutto l'anno e non è che profuma tutto l'anno. Brava. Però la fragranza in questo caso. Ma ha bisogno di sole, eh? Infatti. Io ce l'ho, però ce l'ho in terrazzo. Ce l'ha in terrazzo. Infatti quella. Questa e è vai quella a dormire in terrazzo. Farò così. Aloe vera. Tutte le piante rilasciano ossigeno, ma lo fanno generalmente di giorno. L'aloe lo fa di notte. Ecco perché tenerla vicino al comodino è un aiutante. Bravissimo. 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 Beh, insomma, ti dà un'aria fresca di notte. Lavanda, vabbè, la lavanda si sa, la lavanda si sa. Cosa si sa? Fatevi cuscinetti di lavapolvere, intingete il cuscino con gocce di lavanda, vabbè, si sa. Quello che non si sa che l'odore della lavanda, la sua fragranza, è ideale anche per le camerette dei bambini, dato che è stato appurato scientificamente che la sua fragranza fa calmare il pianto dei più piccoli e delle più piccole. Amari. Le calle. Le interrazzo. Ho io. Spuntate cinque. Tenete conto che in inglese sono chiamate peace lilies. E che quindi? E che quindi favoriscono il sonno. Non sono solo in grado di purificare l'aria, ma anche di aumentare il tasso di umidità del 5%, migliorando quindi la qualità del sonno. Queste stanze riscaldate secche. Chiudo con la gerbera. È una pianta che però, come l'aloe. Cinque, avevi detto che erano sette. Sette? Aspetta, gerbera. Uno, due, tre, quattro, è vero? E dove sono le altre due? Un foglio che non è stampato. Sono le migliori, tra l'altro, pazienza. Ah, che strano. Non importa. Comunque, la gerbera, anche lei rilascia l'ossigeno soprattutto di notte. Puzza però, eh? Sì? No. Eh beh, sì. No, la gerbera è fetecchia. Ma come? Però ha
dei colori sgargianti. Sì. E le corolle influenzano l'umore e regalano positività che aiuta a prendere sonno più rapidamente. Ah, ok. Quindi prima di addormentarti, se le guardi, ti rilassi. E poi forse puzzano recise subito. Che puntata inutile stiamo facendo, ragazzi. Allora, a parte il rito della luce, io l'aloe vera adesso lo metto. Anche secondo me, io lo metto in camera. Non voglio farmi vedere che la Vale la mette. Guarda. Ma io ora ho un'unica stanza. Quando avrò la camera da letto, metterò un aloe. Se farai la brava, te la regalo volentieri. Poi ci sono tante altre piante che fanno quella cosa lì, al contrario. La ma vale. Sintesi clorofilliana. Ma non ne parliamo oggi, al contrario. Mamma Vale, vabbè. Non hai proprio capito il concept. Stanca, anch'io. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 19 e 11 minuti, dopo un po' però, vabbè, ci sta. No, adesso, siccome in realtà ce n'erano tanti, non è che li abbiamo vissuti più che di cosa, tanto. I gossip? I gossip, facciamoli fuori. Sì, no, sì. Non per altro, perché poi dopo ce li ritroviamo giovedì, No, infatti, guarda, questi sono tanti piccoli. E vecchi. Ma più o meno. Dai, sì, dai. Qualcuno di più. Allora, Jennifer Lopez e Ben Affleck continuano la loro ricerca di una dimora nella quale trasferirsi a vivere insieme. Forse perché loro avevano cercato casa e sembrava l'avessero trovata, però forse in virtù del fatto che poi lui l'ha chiesta in sposa, ne stanno cercando una nuova. E cosa cambia? Non lo so, ragazzi, però, però vale. È sempre per quel discorso di gossip, secondo me. Sì. Ok. Sì, proprio così. Madonna sta vagliando le protagoniste del suo biopic. Sì. Tu sei tra queste? No, eh? magari. Allora c'è sicuramente Florence Pugh. Poi c'è Julia Garner. E poi so chi sono? Vale. Vabbè, delle tipe, Diego. Adesso si aggiunge. Cerchi voi chi siano. La Franca, la Marisa. E poi adesso si aggiunge l'Alexa Demi, che è una delle protagoniste di Euphoria, la serie che noi non abbiamo visto. Sì, ma sta scegliendo nelle parti di? Di Madonna. Di se stessa. Sì, sì, nelle parti di se stessa. Lei ha scritto la sceneggiatura, ha vissuto la sua vita, ha scritto la sceneggiatura della sua vita, dirigerà il film sulla sua vita e sta scegliendo la protagonista. Troppa roba poi. Le ragazze dal canto loro. Vuoi fare la regista lei, ma... Aria d'impiccio. Le ragazze dal canto loro la lusingano, per cui una si fa delle foto vestita da Madonna, le pubblica su Instagram, lei mette like. Vale, fai la foto vestita da Madonna domani, basta medie. Ma cosa mi metto? La tagli? Cosa mi metto? Angelina Jolie? L'abito da sposa? No, dai. No, metti quello che abbiamo visto, quella gonna che abbiamo messo io e te al matrimonio di Diego. Non ce l'ho più. Peccato, l'hanno pagata 10 euro. Ha preso fuoco. Vabbè, dai, ci pensiamo. No, io allora, se dovessi farmi il viaggio Madonna, io sarei Madonna in Papa Don't Preach. Bello. È anche facile. Fare il capello corto, però. No, devo prendere una parrucca. Parrucca biondo, li tagli. Vale. Colpo di testa, li tagli. No, non li taglio. Non ritaglio. Canotta. Perché tu hai, cos'hai di bello? Io punto tutto sui capelli. Una cosa bella, cioè i capelli. Questo gliel'ha detto un parrucchiere proprio ai tempi delle medie. È rimasta lì. Sì. Volevo tagliare i capelli e lui mi ha detto così. Non farlo. E infatti, una cosa bella hai, tienili lunghi. Sì. E non li ho mai tagliati. No, li ho tagliati a un certo punto un po', fatto male. Sì, delle frange anche. No, vabbè. Angelina Jolie sta indagando sotto falso nome su Brad Pitt. Vale, però il suo nome falso è Jane Doe. Scritto Doe. Vado via, ma scusa, ma che è il segreto? Ma poi... E con questo nome ha citato in giudizio l'FBI. Ha detto io sono ha mandato una lettera all'FBI. Ha detto io sono Jane Doe e secondo me quando a un certo punto la signora Jolie aveva denunciato il marito per quella lite che era avvenuta sull'aereo, sul jet privato, voi avete indagato male. Se qualcuno cita in giudizio l'FBI, l'FBI è costretta a riaprire il caso. Quindi lei ha fatto questa roba qua
E adesso l'FBI è stroppo costretto. Ma se hanno capito che... Ma te voglio citarlo lei? Nicolas Cage, abbiamo già detto, sarà è passata così. Sì. Sarà sì. Perché secondo me ti stavi inerpicando dove lei non sapeva più dare risposte. Certo. Sarà stava in piedi la notizia dall'inizio. Lei così, un nome segreto, Jane Doe. Ma scusa, sai tu. Sarà genitore per la terza volta. L'avevamo già detto questo. Chi, scusa? Nicolas Cage. Forse questa è una cosa che non avevi mai detto. No, l'avevo detto uno degli ultimi giorni prima delle vacanze. No, Diego, è che non ce ne frega proprio niente. No, a me, a te, ma sai niente. Io sto guardando le piante che fanno la fotosintesi inversa, a parte la... dopo te le dico. E è femmina, nascerà non so quando, e la chiameranno Lennon Oggi. Lennon in onore dei Beatles, di John Lennon. E Oggi? Per il, in onore del padre Gino Knaus. No, dai, il papà di Nicolas Cage. Augusto Coppola. Oggi, per gli amici. Harry Styles, Olivia. Ma sì, Augusto. Lennon Augusto. Chiamano la bambina Augusto? Lennon. Beh, Carlo Maria, puoi chiamare. Poi il secondo nome, cioè puoi mettere un nome. Vabbè, Lennon allora, Oggi. Si chiamano la bambina Augusto, però. No, di secondo la nome. Già Lennon di primo, quindi Lennon non è che... Augusto. Come la chiamano? Lennon. Comunque, cioè, adesso, scusami, a quel punto. Ragazzi, fortunato chi ha l'ascolto dalle 19 alle 20. Avete proprio noi al massimo della resa. Harry Styles e Olivia Wilde stanno per sposarsi. Questo è per le più piccole all'ascolto. Sasha Obama si è fidanzata. Ma è già finita quella di Harry Styles, cioè ci hai fatto 9 mesi di testa così sui figli, sul figlio di Beckham e su Harry Styles zero. Sì, perché adesso sono voci. Perché a te lui non interessa. No, non mi interessa, non capito, mi prende. Si è capito, è ovunque, ne scrive chiunque. Da ma mai, non da mai, non le è mai piaciuto mai. E penso era l'unico di cui me ne fregava qualcosa. Pazienza, per l'amor di Dio. Però... moriremo nell'ignoranza, ma fa niente. Figurati. Sasha Obama, dai, la piccolina di casa Obama si è fatta grande, è diventata una donnona, quasi mi verrebbe da dire, è fidanzata con Clifton Powell Jr., che è figlio di Clifton Powell, attore di Hollywood, la mamma invece è designer. Clifton si è laureato a Santa Barbara, non andava benissimo a scuola, eccelleva nel basket, adesso lavora come aiuto regista ma ha una grande passione anche per la musica. Gli amici lo chiamano Cliff oppure CP3, questo è il suo nome. Ha tanti amici e grande la bontà. Sta per uscire l'autobiografia di sai che forse stai dando troppo, vogliamo mettere una canzone. No, è l'ultimo, è l'ultimo. Ah, è l'ultimo. Dai. Sta per uscire l'autobiografia di Jennifer Grey, la baby di Dirty Dancing. Racconta di quell'affaraccio dell'essersi rifatta al naso proprio all'apice del suo successo. E di aver fatto una stupidaggine. Non la riconosceva più nessuno. Nessuno. Racconta di quella volta che aveva appena finito di girare Dirty Dancing, per cui papà all'apicissima incontra Michael Douglas su un red carpet, lei lo saluta e lui no, anche lui salutala pure se non conosce. Ma lui l'ha scambiata per J-Do. Allora, l'ha scambiata Angelina per... sotto falso nome. Ecco, bravo, me l'ero già, già rimosso. Dovete rimuovere. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Breve sipario, ma diciamo anche non troppo approfondito, come al solito, sulle micro tendenze moda, perché già non eravamo al passo con le grandi tendenze. No, infatti. Figuriamoci con le micro, però questo a un certo punto è il giro che fa la ruota e ci permette di eventualmente, se qualcuno ci fa osservare che siamo completamente fuori luogo, possiamo dire è una micro tendenza, giusto? Esatto, è bravissima. Basta aggiungere a un nome che rappresenti un piccolo immaginario, che ne so, cottage. Ok. Il suffisso core. Piace molto l'esempio che hai voluto scegliere. Sì. Cottage core. In questo modo, universalmente, nel nuovo inglese universale, si indica una micro tendenza che ha una dignità tutta sua di esistere e di essere indossata. Tra l'altro, ho fatto un esempio non a caso. Intanto ho scoperto questa cosa, che si usa questo linguaggio tantissimo su TikTok, dove puoi trovare, appunto, se ti interessa un genere, diciamo così, di immaginario, di look,
abbinato in tanti modi velocemente, puoi guardare proprio con questa, con questo tipo di ricerca, e trovi appunto un sacco di immagini, di video, che, e quindi tante ispirazioni. Non lo sapevo neanche che esistesse questa cosa. Però sto vedendo il, cioè, il cottage core, è bello, mi piace come microtendenza. Che, come lo definiresti? È un po' shabby, un po' boho. Maledetto il giorno che ti sei sposata. No, è country. È country romantico. Country romantico, no. Sì. Per esempio, però, c'è il normcore, che è molto interessante anche. Oppure il bike core, il clown core. A pagliaccio? Onticore, il modo di vestire un po' da zia, che è il mio. O il gorp core. Insomma, ce ne sono tante di tendenze. Però traduci, Diego, perché allora, sennò... Onticore è il genere un po' zia zitella, diciamo, quel genere lì. Ok, mm. Che è molto mio, mi piace molto, me lo sento proprio dentro e fuori. Il gorpcore, se non sbaglio, è il riutilizzo di materiale sportivo, anche tecnico, ma messo per andare in giro. Tipo, non so, look. Cioè, io la vale tutti i giorni, quei leggings. No, però parlo proprio di, che ne so, felpa della tuta, cioè giacchino della tuta. No, io parlo proprio di giacca a vento da altissima montagna. Si usano, già si trovano in giro questi capi, si usano come se fosse un cappotto. Tu usi invece il giaccone che usa l'alpinista per fare. Ho capito, ce l'aveva mia cugina Celeste, ce l'aveva sto weekend. Vedi, lei ne sa. E che ne so, con scarpa da trekking ultra professionale, capito? Sì. Quello. Però come funzionano queste tendenze? Tu indossi, quindi entri molto nell'immaginario, e poi però le indossi in posti dove non c'entrano niente. Creando, siamo noi tutti i giorni. Esatto, cioè ti fai un tuo personalissimo mini viaggio, però in questo viaggio ci vai fino in fondo. Non è che dici metto una scarpa un po' tecnica per strizzare l'occhio. Non voglio dire, ma noi l'abbiamo sempre fatto. Infatti, hai detto bene all'inizio, vedi che poi la ruota gira e a un certo punto da essere totalmente fuori luogo ti trovi al centro della pista da ballo. E sperando che il ballo sia il nostro. Quindi è proprio quel gioco lì, non è che strizzi l'occhio a un'idea. Entri in quel viaggio lì e vai fino in fondo. Per esempio, clown core, vale. Potrebbe essere un'idea. Per ma esempio. Che ti vesti da pagliaccio, scusa? Abbastanza. O da Pierrot, se vuoi. Delle medie. Ti vesti delle medie e sei clown core. Esatto. Ok? Per esempio, io quando faccio i viaggi, siamo stati in vacanza qualche giorno, sono partito con un kit di mio personale core. Che c'è? C'è il foulard. Allora, quel foulard lì, perché il viaggio è, ero un turista olandese in Italia a inizio Novecento. Non mi chiedete come mai. Oddio mio. Quindi ho il draghino corto, la scarpa comoda, un po' tecnica, e il foulard. Dai, metti la canzone sfumalo. Ma perché? Però il foulard a Roma non. Perché sono le 19:25. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Allora, 19:34 minuti su Radio DJ, diverse cose sono state messe a punto in questa puntata speciale per la giornata della liberazione. 3 ore di Pinocchio, quasi a punirvi, mi viene quasi da dire. Soprattutto se siete in coda. Abbiamo fatto il mantra della coda, insomma, un po' di robe l'abbiamo fatto. Tra l'altro il video del mantra invece della luce legato al mio abbigliamento e alla mia tendenza a vestirmi come una delle medie, sì, è visibile online sull'account Instagram Pinocchio DJ. Perfetto, detto questo... tra le cose che offriamo spesso, direi quotidianamente, nel momento in cui, allora, diciamo, le puntate in cui abbiamo magari notizie, la Vale offre un servizio che è quello della pronuncia perfetta in tutte le lingue. Sì. Nomi e cognomi, grandi università, sì, luoghi, nomi di città, progetti, studi. Sì. È forte, brava, è preparata, lo fa con passione. Anche, diciamo, ha studiato, però è anche molto portata. Sì, ecco. Sì, è proprio talento naturale. È un talento che si chiama nomi come cose animali, come il gioco. Esatto, quello che si fa, ma lei lo fa per le pronunce. Sì. Allora, perché non fare un giro del mondo attraverso i cognomi e i nomi? In 80 tappe. Mamma mia. Sono un po' meno. Quanti? Non lo so, adesso c'è, perché abbiamo la velina. Facciamo entrare la nostra velina, Mary J.
della compilazione. Brava Mary, che balli sempre, fa sempre la coreografia. Buonasera Mary, quanti sono? Sono meno di 80. Non ho avuto tutto questo tempo per poter. Vabbè, fare. Dai, oggi è una prima tranche. Sì, però poi... è un po' il giro del mondo. Sì, certo. Ok, grazie. Sono Mary. Anche un po' cattiva. Cognomi da tutto il mondo. Esatto. D'altro mondo. Ok. Io allora il giro del mondo in 80 cognomi, che però sono meno. Dai, sì. Questo è il progetto. Sì. No? Mary J ha portato la velina all'interno dello studio adesso e solo ora me la passa. Quindi sì, io non vale. L'ho guardata prima. Ma il format. Guarda, fidati, se anche li avessi letti sarebbe uguale. Lei è convinta che il format funzioni solo se è prima lettura. Ma va, Vale, dai. Tu hai un dono. Tu hai un... Allora, Vale, ti posso dire una roba seriamente? Sì. Tu hai un dono, condividilo. The gift. Okay. Solo questo. The gift. Okay. Esatto. Per The Gift. You have The Gift. Il giro del mondo in 80 cognomi che poi son meno, by la Vale. Schaffer, Albrecht, un po' più veloce, vabbè, no. Fino a domani, Boho, Pfeiffer, Gutierrez, Godoy, Ibanez, Korhonen, Karjalainen, vabbè, Wojcik. Kravczyk, Baczynski, Piotrowski, Gutierrez è tornato. C'è due volte. Non è cambiato. Come è cambiato? È un parente. È un parente. Con un altro suono. Nguyen, Yitzchak, Kovacs, Baczynski, ancora Schoberg. Linsquist. Cioè non sono tante, alcuni sono doppi, sì. Stupendo. Ma se ricominci tanto cambiano. Öztürk. Malhotra. De Grot. Marchand. Dijkstra. Metzraros. Knudsen. Quella zona tosta, Toruk. La testa tutta giù. Watanabe. Presente. Nakajima. Bourgeois. Dupuy. Griffiths. Christoffersen. Ochon. Onayon. Tutto uno è questo? Sì, sono staccati però, Ochon o Nion. È come, non so, dal verme, sì, del porto, sì, così. Sì, sì. Piaciuta? È finito? Molto, sono finite. Per perché giro. Era meno di 80. Bello, molto sì. Bello. Era arrampicata sulla sedia con tutta la bocca aperta. Segnalo anche che è postato ufficialmente il rito della luce. Se volete lo trovate su Pinocchio DJ, così esatto. Almeno capite che aria tira. Va scusate bene? Se avete questo cognome, l'abbiamo pronunciato così, ma è proprio un format. Salutiamo tutti. Scusate, erano perfetti. I Baginez. Molto, molto. Grazie, Vale. Okay. Grazie. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Allora, in via del tutto eccezionale, col fatto che è inutile regalare i pettorali per la DJ Ten di Firenze o di Bari a chi non ha intenzione di partecipare, il primo che scrive da Firenze o da Bari o intenzionato a partecipare alla DJ Ten di Firenze o di Bari, sì, al 347-342-5220, vince il pettorale. Lo ricordiamo, no? Giusto per Firenze sarà 22 maggio, a Bari il 29 maggio. Bello. Ah, che meraviglia, ragazzi. Sì. Mese stupendo, posti stupendi, direi che è perfetto. Sì. Va bene. Allora, è partito, verrete contattati direttamente da Mary J. Va bene? Sì. Esatto. Ok. Allora, chi è che ha detto? Chi è che ha detto esatto? Io. Ah, okay. E a vincere è stata Annalisa di Firenze, che ha scritto per prima. Evviva! Brava! 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 Brava. Pubblico in piedi! No, è la DJ Ten. Tutta la DJ Ten che applaude. Cosa facciamo? Vi faccio sentire qualche messaggio. Dai! Dai. Ciao Pinocchio, sono arrivato in ritardo. Bentornati! Mi siete mancati molto. Amore! Grazie anche tu! Ciao, sono
sono Filippo e sto tornando dallo stadio del Lecce che ha vinto 2-0 contro il Pisa. Oh. Mamma, come ha urlato! Affono! Sì. Bravo! Ciao Pinocchi, sono Daphne, sto tornando a casa da Cefalù. Amore. Mia madre non mi ha fatto fare il bagno, solo i piedi. Perché quella cosa che mangi poi 3 ore. Ma no, ma ancora freddino, è ancora freddino. Lei l'avrebbe fatto, lei la tempra lo voleva fare. Ciao Pinocchi, stiamo tornando da Mantea da una giornata a Maratea. Saluti da Paolo e Flavio. Ciao, che bella io Maratea. Comunque, cioè, se ripenso alla puntata che abbiamo fatto e che ci c'erano tutti questi bambini, vabbè, comunque ormai è tardi. Ciao, siamo l'oratorio di Magenta, no. Siamo in coda a Bologna e stiamo tornando da Assisi. Bravi, che bello la gita da Assisi, anzi il gitaggio ad Assisi. Gitaggio. Si chiama gitaggio? Perché? Perché è gita pellegrinaggio. Come non si è vede vero. Che siete senza sacramenti. No, ma molto prima della pericena. Gitaggio. Certo, dovete, cioè, su certe cose. Non l'hai mai fatto, vero Vale? No, mai. Ma neanche che sacramenti avete voi, io lo so. No, infatti. Non li abbiamo. Ultimo. Ciao Pinocchi, sono Lorenzo, 11 anni e oggi sto tornando da Pesaro perché con la mia squadra di basket abbiamo fatto un torneone. Ciao. Ciao. Torneone. Ragazzi, ma noi siamo fuori da tutto ciò che è figo, mi sembra di capire. Sì. Gitaggi, torneoni, tagliati fuori. Okay. E siccome abbiamo tanti bambini all'ascolto, perché non parlare degli occhioni dei nostri amici a quattro zampe? Brava! Abbiamo due notizie animali, sì. Una intanto subito ve la do e riguarda uno studio che è stato fatto e che sembra sui cani e che sembra dimostrare una cosa molto interessante. Naturalmente i cani sono degli animali che si distinguono tra le tante cose per la loro fortissima mimica facciale. Sono molto espressivi, poi dipende. Vale, ti interdico per la durata della notizia, ok? Spegnimi il microfono. Sì, spegniglielo. Si sentirà da lontano. Vabbè. Ci sono cani e cani, naturalmente, razze, ma in generale, comunque, è un animale che ha tantissima interazione, soprattutto con gli esseri umani, attraverso una mimica facciale. Lo studio ha dimostrato che non è sempre stato così. Hanno fatto un raffronto tra i lupi, che sono, diciamo, la categoria canide più selvatica, e tutte le altre razze canine, e hanno scoperto che tutte le altre razze, a furia di star con l'uomo e bravissima, la donna hanno sviluppato la capacità di utilizzare i muscoli, alcuni muscoli facciali che hanno una capacità di estensione maggiore e di durata del movimento in contrazione maggiore dei cani addomesticati, cioè la domesticazione nei secoli ha portato i cani ad essere molto più espressivi e quindi i suoi basta spenta. Gli occhioni che fanno i cani li fanno un po' apposta perché hanno capito che lo sanno fare bene. E infatti funziona. Preso dalla mamma. Come? Ti apro, aspetta. Preso dalla mamma, Gina, dico. Comunque Gina ride tanto, ecco, sì. Sì. È vero, ragazzi. Sì, lo so. Lo sai di cosa? Di te. Dei tuoi look dalle medie. Ride dei tuoi look. Poverina, che la porto, ormai io la porto in giro vestita veramente. Ma ormai Vale. Sì, ormai. Da sempre. È partita così, diciamo. È partita male. Cioè, non è che prima eri pazzesca, poi hai avuto un tracollo. No, l'altro giorno pigiama stabile. E mi sono vergognata perché pensavo di non incontrare nessuno dei miei amici canari. E invece pieno. E c'erano tu. Beh, ma in pigiama vai, come? Perché pigiama. Se vai all'area cani, chi devi incontrare? Pigiama. Però alle 7 cioè, del pigiama mattino. Pigiama, ma Vale. Pigiama come? Pigiama che dici, non è che dici è una tuta. No, era un pigiama di setina. No, ma ti pare che il pigiama di setina? Che ne so. No, no. Quello là con le tigri? Che non è setina. No, quello è corto, quello ci potrebbe uscire quest'estate. No, è la versione invernale, per cui a scacchi. Da uomo, diciamo. Da uomo, un tartan. Sì. Vabbè, un po' canalis. Sì. Un ma po'. Ti regalo una picca proprio di canale proprio vabbè da dietro e per con che scarpe? Delle scarpacce e per giustificarmi ho fatto credere che avevo fatto serata.
In realtà ero a letto dalle 10. Quella anziana, pigiama strafatta. Sì. Ma io dico, ma cioè, anche il pro. Più dignitoso. Anche no. Il pro. Cioè, questo era più dignitoso. Ma poi di nessuno te aveva chiesto niente. No. Quindi uscendo, ragazzi, scusate, ho fatto sera. Sono in drittone. Oddio, oddio, che bello. Vale. Mai più sola, vale, no. Perché proprio no, non no, va bene. No. Poi la Gina non ti aiuta, no, perché no, ride. Ti fa gli occhioni, ma ride. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Bene, si sta per concludere questa ultima ora di Pinocchio sui gomiti, perché un po' l'età, un po' la non abitudine, ma eravamo stanchini, vi chiediamo scusa se non siamo stati impeccabili come al solito. Lascia fa, lascia dire. Ma figurati. Tiriamo su la chiusa con Mondo Animale fatto dalla Vale, che insomma di solito mette d'accordo grandi e piccini. Sì, grazie per la presentazione. Oggi parliamo della formica panda, un animale del quale non ci siamo mai occupati. Che su richiesta di Mary Jane. Su richiesta di Mary Jane, che ringrazio. Sì. La formica panda non è una formica, non è un panda. Una pecora? No, è una vespa appartenente alla famiglia Mutillide, che significa... vespa sì, ma senza ali, o comunque molto piccole, che ti fanno volare molto poco. Si chiama panda perché è bianca e nera, e formica perché somiglia a una formica. Sì. È alta. Anche un po'. È alta 2-3 mm e lunga 8 mm. Beh. Ha una testa a forma di tubo sormontata da una specie di corno o becco affilato col quale succhia il nettare perché è vegana. E cammina, cioè lei non ha le ali, quindi cammina, ma quando cammina, quando è in piedi cammina come un robot. E infatti non, cioè, in che senso cammina come un robot? Come il robot degli anni Ottanta, come dice Angelo quando parla. Ma quella roba ma lì, dai. Infatti cammina poco, cioè quando è sotto attacco dei predatori salta, e questo la rende quasi inattaccabile, perché salta da un punto all'altro con molta velocità e inaspettatamente. Ha un ciclo di vita che dura circa 2 anni. Ha un veleno del quale che produce, sì, e che utilizza contro le sue vittime, e per il quale viene soprannominata, stai perdendo? No, viene soprannominata ammazza mucche o ammazza muli. Di fatto, guarda, non è che se punge una mucca o un mulo li uccide, però ti fa stare tanto 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 male. Ma anche se punge te, anche noi, ti fa stare molto male, ti viene un mal di testa pazzesco per ore. Ma dov'è che sono, hai detto? Allora loro non l'ho detto ancora, no, non l'ho detto. Loro le hanno per la prima volta le hanno scoperte in Cile, poi hanno visto che sono molto diffuse in Messico e in Argentina, ma se ne trovano degli esemplari anche in Italia. Veramente? A loro piace il clima caldo e secco. Ma chi è che le ha portate? Il maschio vola, volicchia, delle piccole ali, la femmina sta a terra, per cui l'accoppiamento avviene così: lui la prende in volo, cioè lui va a terra, poi cammina un poco, allora le dice facciamo così, ti prendo in braccio. Ma la presa? Lui la prende, come Dirty Dancing? Sì, la prende in braccio e fanno quello che devono fare in volo, e poi la ripoggia a terra. Lei a quel punto cerca un nidetto di altri insetti simili a lei. Un nido? Sì, un piccolo nido di insetti simili a lei. Lei non lo fa il nido? No, lei non lo fa, e depone le sue uova, che sono tante, e le depone lì. Aspetta. Sceglie il nido di qualche altra mamma che ha già deposto le sue uova. Lei, ma della stessa maniera? No, lei di un'altra non ha voglia, specie. Lei non ha voglia. Lei depone lì le sue uova, così quando si schiudono hanno già da mangiare, che mangiano i figli di quell'altra. Oh, Madonna. Oddio, ma non era vegana? Da piccolini no. Da piccolini mangiano le altre larve. Basta, tanto vale, vi posso basta dire di loro? Basta, che brutta chiusa. Direi basta, perché hanno già rovinato il sonno. Che un'altra loro arma con la quale si difendono è i suoni che emette, striduli da farti scoppiare la testa e ma le orecchie. Ma basta, va. Ma è io una già cosa ieri orrenda sera ho visto la serie sulla mala di Milano, stanotte ero latitante in sogno. Sono svegliata stanca, morta, proprio distrutta di fatica. Tra l'altro, Vale, con un brutto episodio legato a te, che mi tradivi. No!
sì, te ne scappavi male, con uno? Eravamo quattro latitanti, te ne scappavi con uno perché te lo volevi fare. E con essere. Questo chiudo, vi do appuntamento a domani con Progetti d'amore. Riapriamo proprio con questo sogno. Oh, okay. Che bello, a domani. A domani, ciao. Ciao. Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio.